No, a Bari spero per ripartire la carriera perché sono gli ultimi anni che erano difficili per me. Non ho giocato tantissimo, quindi appunto sono pronto a ripartire da qui la carriera. Sì, va bene, ma la mia situazione è questa qui, nel senso io purtroppo, come ho detto prima, ultimi anni non è che ho giocato tantissimo e quindi dico, io devo ripartire. Se Serie A, Serie B o altrove, io lo trovo una piazza che mi dà la fiducia e appunto io devo ripartire da questo punto, concentrarmi e anche se... dico, i ragazzi a 28 anni sono, diciamo, i calciatori a 28 anni sono diciamo, al top della loro carriera. Io purtroppo la mia situazione è diversa e io la prendo così e riparto da qui. Ora sto bene, solo che ho bisogno un po' di tempo, diciamo, di allenamento, di trovarmi ritmo allenamento con la squadra. Allenarmi con ragazzi, quindi un pochino ci vuole, però sono pronto, sto bene e dico appunto sono pronto a ripartire e a dare al mio contributo qui a Bari e aiutare i ragazzi. Ma certo, se non ci crederei non ci neanche starei, ci proverò di sicuro, ci proverò. Poi vedo dove arrivo, però intanto la metto tutta come ho fatto sempre e si vede dove si arriva. Antonio, Bari è spuntato all'improvviso, come è successo? Ma dico, no, improvviso non eravamo già sentiti un po' prima, comunque. No, vabbè, prima, diciamo qualche settimana prima forse, ma niente di concreto, poi certo, poi ci siamo concretizzati, diciamo, alla fine del mercato e dico, Bari era più squadra che mi dava la fiducia, è una bella piazza dove hanno cambiato, vogliono fare le cose, quindi appunto. Vediamo, ci sono tanti ragazzi forti avanti, dico, la squadra si è fatta bella squadra, ora tocca a noi a fare risultati. Sicuramente sono ancora una settimana, si vede che c'è tanta, tanta ambizione, diciamo. La squadra, ci sono cambiati tanti giocatori, la squadra c'ha fame, tanti giovani, dico, appunto, l'allenatore è uno che vuole giocare, che vuole vincere le partite, allenamenti sono divertenti, quindi diciamo, come partenza va benissimo, per ora appunto, tocca a noi, fare bene ora e andare partita dopo partita perché anche il campionato è lunghissimo, sappiamo tutti. Non ci dobbiamo concentrare su ogni singola partita dopo la partita e vediamo dove si arriva. Cosa penso di offrire? Vabbè, con ogni giocatore penso di offrire qualche, o un attaccante, offrire qualche gol, ovvio, fare gol perché sono qui per fare gol. Dico, è mettere la mia, quello che credo che facevo prima e credo che lo rifaccio anche adesso, appunto.